Già certi che farà un gesto scaramantico a chi glielo ricorderà, Piazza della Libertà è divenuta il simbolo di Salerno già 12 anni fa, quel 17 settembre del 2009, quando l'allora sindaco di Salerno depose la prima pietra e annunciò l'intenzione di farne la sua tomba. «Seppellite qui le mie ceneri», disse Vincenzo De Luca, e ci sono stati momenti difficili nella storia di questa opera urbanistica destinata certamente a cambiare il volto e l'identità di Salerno nel mondo, in cui però il governatore della regione Campania ha rischiato di farne sì la sua tomba ma politica. Un crollo, inchieste giudiziarie, sequestri, varianti, 12 anni ed una serie di stop and go, comprese 3 gare d'appalto. C'è anche spesso scherzato su il presidente De Luca, citando fantomatici comitati a difesa di uccelli ed alberi, cui esposti in continuazione hanno bloccato i lavori. «Qui c'è gente che ci ha messo la sua vita», ha detto spesso Vincenzo De Luca. Tra le inchieste in corso, anche quella su chi dovrà pagare i danni di un errore tra progettazione e esecuzione che ha causato il cedimento e reso necessari altri 30 milioni di euro per completare i lavori, 8 per la messa in sicurezza, 22 per il completamento e l'ultimo consolidamento di un mese fa. Oggi l'inaugurazione di Piazza della Libertà non scrive la parola fine alle polemiche e soprattutto alle preoccupazioni per la manutenzione che servirà per custodire l'opera. Ma che la si ami o la si contesti, Piazza della Libertà è destinata a diventare la cartolina di Salerno nel mondo. Oggi a tutti è visibile quello che 12 anni fa era la visione di un solo uomo. Dalla piazza immensa sul mare, Salerno e chi la visiterà magari sbarcando dalla stazione marittima o arrivando al termine della passeggiata sul lungomare avrà la visione dell'intero golfo. Vincenzo De Luca ha avuto la capacità e il coraggio di saper guardare oltre e di capire che il rilancio di Salerno turistica aveva bisogno di un'impronta unica e gigante. A proposito della gigantesco, qualche numero: 27.000 metri quadrati, più 2 giardinetti a goccia di 2.000 metri quadrati e poi l'area dei cortili interni che affacciano sui parcheggi, 700 posti auto che attendono l'Enel per la consegna definitiva. Ci saranno anche 2 fontane e 10 piccoli platani, una piccola consolazione per chi ha contestato la nascita di questa piazza quando fu deciso di rimuoverne 5 per poter andare avanti sui lavori.